Ciao amici, come state? Non ve l'aspettavate questo extra summertime? E così, giusto per salutarci un po' nel pieno di questa caliente estate. Beh, ci siamo visti per chi c'era, ci siamo visti un paio di volte a Senigallia, poi ci siamo visti a Bologna per il bel nostro live che abbiamo fatto con Carpe Oro e con Paolo e non solo, e con Anna Maria Mandelli per parlare di Galileo Chateau, e poi insomma il discorso è scivolato via su tanti altri argomenti. È stato bello conoscere molti di voi che poi nella pausa, a fine conferenza, si sono avvicinati, e ci fa piacere questo affetto. Per Paolo magari è una cosa mai ricorrente, per me è abbastanza nuova, perché appunto non ero mai stato in questi incontri. Diciamo che questi sono i primi incontri, proprio possiamo dire griffati, BN Live o Border Nights, quindi sarà bello se poi in futuro potremo ulteriormente farne, magari uno al mese, come abbiamo detto. Alla fine poi le ragazze che hanno organizzato gli incontri di Senigallia e di Bologna, che ringraziamo, Lucia e Chiara, diciamo ci sono riusciti senza grandi, come possiamo dire, grattacapi. Non è una cosa così complicata, e quindi magari ci si può pensare nei vostri luoghi, nei luoghi che meglio conoscete e che quindi potete ritenere idonei. Potrebbe essere interessante proseguire questo filo. Stiamo anche pensando all'ipotesi di farne anche di un altro tipo, legate a presentazioni di libri. Ci stiamo pensando con Gianfranco, e quindi sicuramente ci saranno cose interessanti ancora da vivere insieme nella prossima stagione, che si presume inizierà. Diamo un'occhiata al calendario. Quando si presume che inizierà? Si presume, vediamo un po'. Si presume che, se siamo sempre il martedì, martedì 15 settembre, si presume che ricominceremo dalle 22. Sì. Oh, bene, poi perché abbiamo fatto questo extra? Intanto dobbiamo informare che, da quello che ci aveva comunicato Maurizio Fani 15 giorni fa, sono partite le prime spedizioni delle composte, andando in ordine di come questi ordini, scusate il gioco di parole, erano arrivati. Quindi penso proprio che già delle persone abbiano ricevuto queste composte. Se questo è accaduto, riguarda qualcuno di voi, magari fateci sapere a bordernights@webradionetwork.eu qual è stato l'impatto con queste composte, con il gusto, e quindi fateci sapere. E quindi insomma sta procedendo la cosa, quindi ci sono voluti dei tempi tecnici, c'è stata qualche difficoltà meramente tecnica e produttiva. Insomma, sapete che ogni qualvolta capita che noi pensiamo qualcosa di nuovo o comunque di particolare, spesso capita che ci siano degli intoppi che tentano di minare un po' il progetto, ma c'è un'unione di intenti, soprattutto c'è la comprensione da parte vostra, che ovviamente avete capito che non c'è nulla di speculativo anche in questa iniziativa. Sono tutte iniziative di autofinanziamento, e quindi il fatto della consegna prima o dopo ovviamente non ha alcun nesso con un discorso speculativo, ci mancherebbe, ma appunto ci sono stati proprio dei problemi anche imprevedibili, come capita quando abbiamo lanciato anche col libro, capito, ricorderete. A proposito di libro, molti di voi ci chiedono: rifatelo. Io sinceramente ero un pochino titubante, perché so che richiede un lavoro lungo e insomma non si fa in un giorno, evidentemente. Però, visto che c'è questa esigenza che è stata manifestata anche alle conferenze da molti di voi, noi la lanciamo di nuovo l'idea.
quindi di realizzare, di cosa si tratta? È un'altra iniziativa di autofinanziamento, la realizzazione di un libro che racchiuda gli interventi, la trascrizione degli diciamo dei principali concetti che gli ospiti, che noi riterremo più significativi della stagione appena conclusa, hanno appunto fatto nella nostra trasmissione. Quindi un conto è magari sentire la trasmissione, un conto è magari leggerli su carta e tenerli a futura memoria su carta, questi concetti. Pensate a Carpe Oro, non so, a Malanga, non so, quelli adesso ce ne sono stati talmente tanti che comunque faremo una cernita ovviamente di questi ospiti nel caso l'iniziativa si ripeta, e quindi faremo, diciamo, lanciamo l'ipotesi di rifare questo libro. La condizione, come abbiamo detto l'anno scorso, è che raggiungiamo però una, almeno una soglia minima di adesioni, perché altrimenti il costo della stampa schizza, quindi se dobbiamo stampare 10 copie o 20 copie non avrebbe senso questa iniziativa, perché ci chiedono veramente tanto. Se invece, come è stato l'anno scorso, alla fine ne avevamo stampate 100, la cosa insomma allora ha un grosso significato. Se poi di questi 100 intanto, che ne so, ne vanno via 50 o 60, va benissimo lo stesso, perché poi questi libri li porteremo alle conferenze, insomma non sarebbe un lavoro perduto. Però se ce ne arrivano 10 e ne dobbiamo stampare 100, insomma il rischio insomma è troppo alto. Quindi noi lanciamo l'idea, quindi intanto voi mandate solamente una preadesione, dire sì, sono interessato a questo libro stagionale 2014-2015. Ovviamente il modo è sempre lo stesso: bordernights@webradionetwork.eu, bordernights@webradionetwork.eu. Poi diciamo che tra forse diciamo una ventina di giorni facciamo un bilancio di quante adesioni sono arrivate e lì vediamo se far partire proprio la prenotazione vera e propria, quindi ci mettiamo al lavoro e quindi cercando poi di finirlo prima che parta la stagione, o se non arrivano, pazienza, non c'è niente di obbligatorio, sono proposte che facciamo insieme a voi. C'è anche un mio pallino che è probabile che alla fine io realizzi, perché quando ho questo pallino in testa io cerco di distrarlo, ma poi è sempre lì, quindi finché non lo realizzo è lì. Però non so se dirvelo o no questo pallino, che potrebbe essere un'altra iniziativa, da una parte di anche questa se vogliamo, ma qui più che altro di autofinanziamento a scopo veramente volontario, di contributo volontario, ma è anche un ulteriore mezzo per stare sempre insieme, ed è l'idea di fare e di associare al nostro blog una radio che trasmetta 24 ore su 24, ma che non trasmetta le intere puntate di Border Nights, perché quella non ne abbiamo, sarebbe un duplicato, non avrebbe senso. Quindi le intere puntate di Border Nights sono sempre su Web Radio Network e su Spreaker per quanto riguarda i podcast. Quest'altro strumento invece, che potrebbe chiamarsi Border Nights Story, sarà un contenitore intanto di tutta la musica che abbiamo selezionato nel corso degli anni, quindi anche l'occasione di sentire cose che ci hanno emozionato in questi anni, quindi rotazione musicale targata Border Nights, e poi recuperare degli stralci proprio di interventi delle nostre storiche trasmissioni che abbiamo fatto, quindi interventi di Paolo, di Carpe Oro, di tanti ospiti che sono intervenuti. Chiaramente anche questo è un lavoro che richiede tempo nel caso che lo andremo a fare, e quindi un'amica da accendere, cioè uno apre il blog, che è bordernights.it, ricordiamolo, e tra parentesi tiriamo un po' l'orecchia a quelli che chiedono le cose che sono già scritte sul blog, bisogna che questo blog lo leggiate però, perché altrimenti non ha senso, no? Nel senso, quindi non è che ci sono solo le puntate, ci sono anche delle informazioni di servizio sulle novità, su degli aggiornamenti, su tutto quello che ci riguarda. Quindi l'invito è: ogni tanto guardateci, perché il gruppo Facebook è un'altra cosa, è una cosa diciamo di commento. I commenti sono anche, si possono scrivere sul blog, si possono scrivere sulla pagina di Spreaker, si possono scrivere anche sul canale YouTube, quindi
anche coloro i quali per vari motivi non fanno più parte del gruppo hanno anche questi strumenti. Poi è stato creato un forum, non ho avuto tempo ancora di andarci, c'è anche un forum dedicato alla trasmissione, e poi c'è il blog soprattutto per le informazioni, quindi spesso arrivano domande di cose che sono già scritte sul blog, quindi l'invito intanto è di leggerlo questo blog, perché non è che è stato creato a caso, è lì per dare delle informazioni oltre che le puntate. E proprio nel blog, appena diciamo uno apre il blog, partirebbe il play di questa radio che senza preavviso, quindi in qualunque momento del giorno e della notte, oltre alla musica, diciamo nella mia idea, offrirà questi contributi dal passato, ma magari anche contributi realizzati apposta nel presente, sempre da ovviamente i personaggi che riteniamo più interessanti. Ovviamente è un'idea che è dispendiosa sotto vari punti di vista e potrebbe essere l'aggancio anche per creare una sorta di abbonamento volontario annuale, volontario, ripetiamo, perché l'iniziativa comunque sarà sempre gratuita per tutti, però per chi magari la cosa piace potrebbe essere l'occasione, anche questa se vogliamo indirettamente come una forma di autofinanziamento, ma una cosa che al di là dell'autofinanziamento è una cosa che mi piacerebbe proprio realizzare, e vedremo insomma. Quindi libro, radio e nuova stagione, questi insomma, più degli incontri live forse dedicati ai libri, insomma stanno bollendo in pentola delle cose e vedremo quali di queste saranno realizzabili. Quindi per la preadesione al libro, Border Knights @webradionetwork.eu, questo diciamo per fare il sunto. Ma oggi siamo qui anche per un altro motivo, perché nell'ultima puntata alcune cose non c'era stato il tempo di farle sentire. Non c'era stato il tempo, e allora oggi ce l'abbiamo il tempo? Ma sì che ce l'abbiamo, qualcosina sì, dai. Allora, che cosa volevo farvi sentire ad esempio? Allora, molti di voi hanno chiesto, ma perché non mettete le puntate prima della 60? Insomma, l'abbiamo spiegato tante volte, no? Perché non c'era Paolo, perché il format era totalmente diverso e secondo me non avevano un grosso significato. Però siccome insistete, allora io ve lo faccio, vi avevo preparato un piccolo blob estrapolato da proprio alcune di queste puntate della stagione, delle varie, diciamo della primissima stagione, che volevo farvi ascoltare. Avevo realizzato questo, diciamo questo piccolo montaggio anche un po' rudimentale di come eravamo all'inizio, e se voi ritenete che insomma che possa essere interessante, io ve lo faccio sentire e sentirete che c'erano delle parti proprio di monologhi sulla vita, quindi il complottismo c'era, ma era proprio una parte della trasmissione, si chiamava I misteri della rete, in cui prendevamo delle conferenze e facevamo sentire a puntate proprio dalla rete, da internet, perché il resto ci si parlava di musica d'autore, di poesia, di cinema, di musica d'autore, l'ho detto, sì, e quindi insomma sentirete che era molto molto diversa, però se dobbiamo soddisfare questa curiosità, ecco qua. Per osservare la realtà dalla nostra caverna, dove tutto accade, dove tutto si verifica, dove tutto nasce e muore allo stesso tempo. Rifugiarci nella musica come ultimo e tremendo appiglio.
Io sono lo sconosciuto qualunque. Voi siete gli sconosciuti qualunque. Border Night. Sarà un altro viaggio in tante cose questa sera, come sempre, nella musica, quella dell'anima, dell'emozione, la musica che ci coglierà a sorpresa con brani più o meno conosciuti, e poi ci addentreremo in un matrimonio, così come spunto iniziale per il monologo tra poco, e poi i misteri della rete con questa organizzazione La Rosa Rossa, che starebbe dietro alcuni delitti irrisolti come quelli del mostro di Firenze di cui stiamo parlando. Fantascienza, sembra incredibile quello che stiamo ascoltando, noi lo ascoltiamo e poi alla fine faremo le nostre conclusioni. Certo è che è una realtà davvero veramente da film quella che ci sta raccontando questo avvocato di cui stiamo ascoltando un discorso, una relazione che si trova appunto nella rete fitta di misteri, ma noi abbiamo sempre la nostra testa per valutare tutto come si deve e quindi non prendiamo nulla per scontato, anzi tutt'altro, siamo completamente disincantati. Per farlo abbiamo anche un'email che è bordernights@virgilio.it. Ripetiamo, bordernights@virgilio.it. Un altro viaggio musicale sarà quello della musica chill out, ma il primo viaggio musicale di stasera che facciamo è con Neffa, questo bellissimo brano, Passione. Neffa, bellissimo questo brano che fa da sfondo a questo nostro inizio su Web Radio Network. Ben ritrovati. Mi piace molto la frase di questo brano, perché non passa canzone che noi non l'analizziamo nel testo. Lo sento dove vuoi il dolore. Molto bello, era anche la colonna sonora del film di Ozpetek, Saturno contro. Neff è molto poliedrico, mi piace molto, perché ha saputo offrire tanti generi diversi, ma tutti o quasi tutti con la stessa qualità. L'unica cosa che non mi è piaciuta è il duetto che ha fatto, l'album che ha fatto insomma con l'ex Articolo 31, che quella mi è sembrata una cosa un po' stonata, comunque fatti suoi. Ma adesso vi voglio portare in un matrimonio, perché io sono un cronista dell'anima, un cronista anche di quello che accade, e forse un po' come Pessoa, di cui leggiamo i passi, anche quando mi reco personalmente in alcuni posti, sì, ci vado per me, ma ci vado anche da testimone, da osservatore, ci vado per raccontare, se non racconto, non vivo. E allora, sabato scorso, sono andato a un matrimonio, sempre con gli occhi disincantati. Io non amo molto le cerimonie, tantomeno quelle religiose, però questo non c'entra, perché questo non deve influenzare, ma sono andato a un matrimonio, e un matrimonio poi insomma con una cerimonia piuttosto imponente di quasi 2 ore, una messa cantata con mani che battevano, quindi avete capito insomma che genere di celebrazione. E la sposa ha fatto ingresso con questo brano qui, che si chiama Vieni dal Libano. Ascoltiamolo un attimo, solo così come tipo di brano. Vieni dal Libano. C'è tutta una serie di cose, di copioni retorici, ripetitivi, alle quali spesso le persone partecipano senza alcuna motivazione razionale e tantomeno giustificazione,
E questo, sotto certi punti di vista, fa trasecolare che ancora oggi, nell'anno corrente 2011, ci sia questa credulità, ci sia questa, sotto certi aspetti a mio modo di vedere, questa arretratezza. E al di là della bellezza della solennità, perché è bello omaggiare l'amore con una celebrazione eccetera, però quando ci si infilano queste ripetitività, questi canoni che sono sempre uguali, a cui uno partecipa così come una superstizione, o comunque se venisse il solito alieno e vede una persona vestita in modo buffo, il parroco, altri due vestiti in modo strano, sposo e sposa, una serie di gente che si alza e si mette a sedere continuamente, si batte il petto, si fa una specie di croce di più, come diceva Guzzanti, insomma, cosa direbbe un alieno? Dice, qui dove sono capitato. Però guardate, è con questi occhi che bisogna guardare anche il sacro, perché non si può addormentare la ragione così. Cioè la ragione deve vedere che cos'è una messa, che cosa si fa una messa. Non so se è chiaro. Non è che il sacro non si può descrivere così oggettivamente cos'è una celebrazione, che cos'è un matrimonio, come funziona, quali sono le ritualità, le gestualità. E con gli occhi di un alieno, con gli occhi di uno che non sa quello che sta accadendo, che non sa e non è nato, non è stato imbevuto fin dall'inizio in questa normalità, e allora vede tutta sta gente che fa queste mosse, uno vestito di bianco, di che colore è, insomma, non essere sacrileghi, è che ogni tanto qui in Italia ancora siamo veramente, ma lo stesso discorso vale anche per chi poi è oltremodo invasato musulmano, buddista, di qualunque religione, no? Però bisogna guardare con disincanto, non bisogna perdere il contatto con la ragione. Poi si può credere, si può fare tutto quello che si vuole, però la ragione deve vedere per come sono le cose nella loro vera essenza. E quindi non essere sacrileghi, ma è dire che registrare che ci sono delle ritualità che in altri contesti sarebbero giudicate superstiziose, sarebbero giudicate ripetitive, sarebbero giudicate senza particolari motivazioni nell'eseguirle. E allora io mi sono sentito un po' così a questo matrimonio, da una parte affascinato dalla solennità, da qualche linea melodica interessante di qualche brano come quello che abbiamo sentito, anche dal testo che mi sono subito annotato, vedete che non c'è assolutamente quindi pregiudizio. Dall'altra però mi sono sentito, come sempre, sì, un invitato, ma soprattutto un osservatore da un altro mondo, di un mondo che certamente non è il mio per niente. Eh sì, l'attimo è indescrivibile. Quanto vorremmo poter rivivere certi attimi? A volte non durano che gli attimi, disse Panella. E allora, sì, perché alla fine poi ci sono quelle persone con cui si crea un'alchimia che si rinnova solo dopo molto tempo, dopo 4-5 anni, appunto, altrimenti la forza di quell'alchimia non sarebbe tale se ci fosse un rapporto continuo. Non so se vi è mai capitato di avere persone con grandissima affinità, grandissimo affetto, ma che sono, come dire, gli incontri con queste persone sono molto sporadici. Cioè ci possono essere dei periodi in cui c'è una rifrequentazione un po' più assidua, ma poi per varie ragioni della vita, senza volontà, c'è un'interruzione più o meno lunga, poi si incontra questa persona, ci si ripassa dei momenti, ed è come se quel tempo non fosse mai passato, e ritorna dunque la descrizione di un attimo dopo i 5 anni che dicono i Tio Mancino. Stiamo ascoltando questa relazione, questo discorso di un avvocato che si chiama, come abbiamo già detto, Paolo Franceschetti, che insieme a una donna, Gabriella Carlizzi, che poi purtroppo è deceduta, si è occupata spesso di delitti irrisolti, di misteri italiani e in particolare dei delitti del mostro di Firenze.
avete sentito nell'ultima puntata si fa accenno a questa organizzazione esoterica che si chiamerebbe la Rosa Rossa e che avrebbe firmato molti dei delitti irrisolti italiani, oltre a quelli del mostro di Firenze, il delitto Moro, l'uccisione di Pantani e via dicendo. Se di uccisione si tratta, perché anche lì non si è mai capito bene cosa sia successo in quell'hotel, guarda caso, che si chiamava appunto Le Rose. E allora, nell'ultimo brano che abbiamo ascoltato la scorsa settimana, Franceschetti fa riferimento, proprio contestualizza, diciamo, i delitti del mostro di Firenze con questa organizzazione esoterica, la Rosa Rossa, di cui adesso noi sentiremo altri particolari, come si muoverebbe. Quindi esisterebbe questa organizzazione che, diciamo, la cui origine risale nel tempo, nella storia, e che non si sa perché, francamente io ancora non ho capito. Io sto ascoltando con voi, quindi non ho un'opinione, non ho sentito nulla, quindi io scelgo determinato materiale per il contenuto, poi dopo lo ascolto insieme a voi, quindi poi di settimana in settimana lo commenteremo insieme. Francamente, per il momento mi sembrano teorie molto ardite, molto difficili da credere, però sentite che Franceschetti dà dei riferimenti, degli indizi che potrebbero essere casuali, pretestuosi, non lo so, però sicuramente dà degli indizi interessanti da analizzare. E continua oggi nel nuovo brano che ascolteremo, continua in questa operazione. Però non ho ancora capito però perché un'organizzazione esoterica dovrebbe commissionare dei delitti, per quale motivo. Quindi andiamo ad ascoltare, per capirne di più, la nuova parte di Paolo Franceschetti su i delitti del mostro di Firenze e questa organizzazione esoterica molto potente, la Rosa Rossa, che sarebbe dietro a questo e ad altri misteri. Abbiamo ad esempio un libro recente, Pur la rosa luce, la Croix d'Or, che Gabriella Carlizzi infatti acquisì agli atti nell'inchiesta sul mostro, fece acquisire agli atti, di un certo Jean-Pierre Giudicelli, che è uno dei vertici della Rosa Rossa francese, che descrive, per motivi che sarebbero tutti da spiegare, ma non è questo il momento, i rituali di morte della Rosa Rossa. Era fiorentino, Giudicelli. Corso solito. Giudicelli era fiorentino. Ah sì? Ah, fiorentino, ok. Però è scritto in francese il libro, questo senz'altro, e lui era uno dei vertici della Rosa Rossa francese. Ho saputo anche poi perché l'ha scritto, ma questo l'ho saputo in questi giorni, poi dopo, ma adesso tanto qui non è caso di parlare. Il fatto di vivere le cose più semplici, davvero le più semplici, quelle che niente può rendere mezze semplici, me le rende complesse. Dare il buongiorno a qualcuno a volte mi atterrisce. La voce mi si blocca, come se fosse un'audacia strana pronunciare quelle parole ad alta voce. È una specie di pudore di esistere, non altro nome. L'analisi costante delle nostre sensazioni crea un nuovo modo di sentire che sembra artificiale a colui che analizza solo con l'intelligenza e non con la sensazione. Per tutta la vita sono stato futile metafisicamente e serio nel giocare. Non ho fatto niente seriamente per quanto lo volessi. Si è divertito in me, con me, un malizioso destino. Avere delle emozioni di cotonina o di seta o di broccato, avere delle emozioni descrivibili in questo modo, avere delle emozioni descrivibili. Un pentimento che appartiene a Dio mi soffoca l'anima. Un pentimento per tutto, una passione sorda di lacrime per la condanna dei sogni nella carne di coloro che li hanno sognati. E odio senza odio tutti i poeti che hanno scritto dei versi, tutti gli idealisti che hanno rivelato il loro ideale, tutti coloro che hanno ottenuto ciò che volevano. Vago indefinitamente per le strade tranquille, cammino fino a stancare il corpo in accordo con l'anima, fino a quell'estremo del dolore conosciuto che prova godimento nel sentirsi. Mi duole una compassione materna verso se stessa che è musicata indefinibile. Dormire, addormentarsi, riposare, avere la consapevolezza astratta di respirare quietamente, senza mondo, senza astri, senza anima, mare morto di emozione che riflette un'assenza di stelle.
Allora, siamo ritornati. Beh, era molto diverso, era molto diverso. Le teorie ardite, Le teorie ardite di Paolo Franceschetti, Fantastico. Allora, all'inizio c'era chiaramente molta diffidenza, ma anche interesse, e a puntate facemmo ascoltare, insomma, quella conferenza di Firenze di Paolo. In realtà, però, il primo vero incontro radiofonico con Paolo fu la stagione precedente a quella che poi lui iniziò a avere questa presenza fissa nella nostra trasmissione, e in cui facemmo questa intervista che è ancora su YouTube, in cui parla appunto a ruota libera, no? Parlava un po' di tutto quello che poi abbiamo parlato in questi anni, e questa intervista, insomma, ribadiva, e questo era stato proprio il primo incontro che abbiamo fatto con Paolo a livello proprio radiofonico. Non ci eravamo mai sentiti prima, infatti potete sentire, e come vi annunciavo prima, questa sera abbiamo davvero la fortuna e l'onore di essere collegati con Paolo Franceschetti, che noi ormai conosciamo molto bene perché ci ha tenuto compagnia tante notti grazie alle sue conferenze che ha tenuto in alcune città, e finalmente l'abbiamo collegato con noi. Buonanotte, Paolo. Salve Fabio e salve a tutti gli ascoltatori. Allora, Paolo, qui si è creato ovviamente un certo interesse, perché immaginiamo che ti abbiamo fatto conoscere anche magari alle poche persone che non conoscono anche la tua attività, il tuo impegno di questi anni. E noi abbiamo cominciato a proporre la tua conferenza, abbiamo cominciato così, quella sul mostro di Firenze, quell'incontro organizzato, se non sbaglio, da Forza Nuova a Firenze. E quindi si è creato un certo interesse, molte curiosità. Io vorrei partire su una delle cose che più mi ha colpito di quel tuo racconto, e che io non ricordo, almeno non avendo vissuto, ero molto piccolino quando ovviamente c'erano questi delitti, però non ricordo, pur avendo poi seguito da vicino la storia, alcuni particolari che tu hai detto io non ricordo che erano stati mai raccontati, come ad esempio la cosa che mi ha colpito sul luogo dei delitti, questo fatto del blackout elettrico, del blackout delle comunicazioni. Ecco, se ce lo puoi raccontare meglio. Guarda, in realtà alcuni giornali dell'epoca ne avevano parlato. Il problema è che è un particolare che poi i giornali hanno trascurato, su cui nessuno si è soffermato, e che la maggior parte poi dei giornalisti che riportano le vicende anche negli anni successivi non ricordano. Eppure è un particolare fondamentale, perché è un particolare, sì, ma da questo si evince che c'è qualcosa di più grosso. Ci hanno raccontato che a uccidere le coppie erano Pacciani, Vanni e Lotti, però c'era un blackout generale dei telefoni, i telefoni quindi muti in tutta la zona, e anche un blackout della luce. Ma una cosa del genere, a memoria, ricordo che era successo solo per il sequestro Moro, nella zona in cui fu sequestrato Moro per circa un'ora o due, adesso non ricordo, il giorno dell'agguato di Via Fani, tutti i telefoni erano muti. Ma queste cose ha il potere di farli non certamente un gruppo di contadini analfabeti, no? Quindi è il segno che c'è qualcosa di più grosso. Ma sarebbe curioso e interessante riprendere questo argomento, cioè dove si possono trovare elementi oggi che ci dicano se in tutti i delitti, in quali delitti si era verificato questo blackout telefonico e questo blackout elettrico. Chissà che qualcuno di voi dunque non scovi qualcosa, perché siete sempre molto molto attenti. Questa è una storia, insomma, che seguiremo sempre, questa del mostro di Firenze. Allora, a proposito di piccoli misteri o grandi misteri, c'è un ascoltatore che ci ha segnalato una cosa che io francamente non sono riuscito a decifrare, ho solo isolato il momento della trasmissione in cui compare, il nostro ascoltatore mi scrive tempo fa, mi dice: ma che cosa avete detto in quel punto, no?
Io dico, boh, che cosa avremmo detto? Fammelo risentire, no? E allora ho capito che in realtà voleva dire che mentre noi parliamo, in sottofondo entra un rumore che io non ricordo quella sera da che cosa poteva essere dipeso, non lo notai, era la puntata 158, e vi faccio ascoltare questi, sono 5 secondi, ve li farò ascoltare più volte, io anche mandandolo al rallentatore, insomma, è difficilissimo da isolare perché è proprio sotto la voce, però come al solito qui è una casa di vetro, io ve la faccio sentire, visto che abbiamo parlato, qualcuno insomma, magari penserà alla psicofonia, alle voci che si inseriscono, qualcuno penserà a un rumore che c'è stato in studio quella sera, io francamente non lo ricordo assolutamente, però sentiamo un attimo di nuovo, anzi di nuovo, per voi per la prima volta, per me di nuovo, sentiamo. E allora, siccome so questo, e so che quello che si nasconde è... Allora, ancora? E allora, siccome so questo, e so che quello che si nasconde è... Allora, sentite che c'è Paolo che parla, e sotto c'è qualcosa di metallico, no? Anche la sua voce rallenta, quindi potrebbe essere qualcosa legato a Skype, anche se io lo ricordavo... Questo rallentamento non me lo ricordavo, probabilmente qui l'ho rallentato io, ho rallentato anche la voce di Paolo per sì, esatto, quindi io ho rallentato tutto, quindi chiaramente si rallenta anche la voce di Paolo per tentare di capire se si sentiva meglio il rumore in sottofondo. In realtà non si sente meglio, per capire se c'è qualcosa di particolare ve lo faccio risentire, quindi non fate caso a Paolo che sembra rallentato, perché quello è un effetto che abbiamo messo noi per rallentare anche quel rumore, ma con esiti scarsi. Risentiamo. E allora, siccome so questo e so che quello che si nasconde è... E allora, siccome so questo e so che quello che si nasconde è... E allora, siccome so questo e so che quello che si nasconde è... Boh, che dite? E allora, siccome so questo e so che quello che si nasconde è... Bene, a voi così la curiosità, la creatività di capire di che cosa... potesse, è vero, trattarsi. Bene, altre cose, io volevo rievocare con voi, sapete che nel corso della stagione abbiamo anche ascoltato dei mantra, no? E devo dire che uno in particolare, che è poi il primo che vi ho fatto sentire, è quello che mi ha aiutato molto nel periodo in cui insomma ero abbastanza giù, e ringrazio sempre Barbara, la splendida Barbara che me l'ha fatto conoscere, e perché ha avuto effettivamente un effetto, perché come si legge nel sito Compagnia dello Yoga è una sorta di frequenza di protezione, ma più che altro ha la capacità di invertire, almeno secondo quello che si legge in questo sito, ha la capacità di invertire il diciamo un periodo forse che stiamo vivendo, delle energie che stiamo vivendo, e si chiama Ikonkar, è un Gutka Shabad, credo, Sabad, come si legge, non lo so, un mantra che inverte la mente, si legge nel sito Compagnia dello Yoga. Se cantato anche solo 5 volte potrà fermare la mente, e abbiamo sentito un messaggio, avete sentito, non siamo in diretta ma qui ci scrivono lo stesso, salutiamo, è un ascoltatore tra l'altro, se cantato anche solo 5 volte potrà fermare la mente e invertirne il senso di marcia, può fermare qualunque cosa negativa, è così forte da levare il sé oltre la dualità e determinare il fluire dello spirito, rende la mente così potente da rimuovere ogni ostacolo, i suoi effetti positivi si manifestano rapidamente in forma durevole. Dopo aver cantato il mantra, tutto quello che dirai sarà amplificato e acquisirà una grande forza, per questo mantieni una proiezione positiva e non dire nulla di negativo per qualche tempo. Ve lo ricordate, no? Sri mantra è Ikonkar Satguru Prasad, cioè Dio e noi siamo uno, lo so per la grazia del vero guru, lo so per la grazia del vero guru, Dio e noi siamo uno. E questa amica Barbara mi aveva indicato anche su YouTube, c'è un video che poi avevamo linkato varie volte a chi ce l'aveva chiesto, proprio per
farvelo anche vedere, anche se più che vedere io l'ho sentito e cantato varie volte. Devo dire che è stato ed è tuttora un grosso aiuto, sia a livello così protettivo, ma sia anche a livello creativo, perché io non ve lo dico adesso, ve lo dirò in futuro. Ho abbinato a questo un'altra cosa e vediamo se fin qui mi pare che funzioni questo abbinamento, quindi non solo a scopo preventivo o comunque in un momento negativo, ma anche voglio vedere se funziona anche a scopo proprio creativo. E allora ci ho aggiunto un'altra cosa dopo averlo cantato, vediamo se è un laboratorio esistenziale, un laboratorio di energie Border Nights, e facciamo veramente di tutto e poi vi diamo anche una nutrita e precisa relazione. Se mi accorgo che veramente funziona ve lo racconto per filo e per segno come poi ognuno lo esegue. Cioè, credo anche che ci voglia una certa personalizzazione secondo anche il proprio istinto, quello che ci suggerisce insomma la propria anima, chiamiamola come volete, no? Quindi ognuno poi vedrà il modo di farlo nel modo migliore. E quindi ve lo voglio appunto far riascoltare, non tutto perché dura 25 minuti, però un pochino per rientrare in quell'atmosfera che ci faccia bene, che vi faccia bene in questa estate, che vi porti insomma un po' di energie positive. È quello che insomma tutti speriamo, no? Perché quello che tutti cerchiamo è proprio questa cosa qui, no? Che ci porti effettivamente energia, che ci porti qualcosa di positivo, è quello che insomma un po' tutti ci meritiamo, credo, no? Non voglio dire che proprio tutti, ma insomma dai, quelli che ascoltano Border Nights sicuramente. Allora, vogliamo sentire un po' di questo Ekonkar Satguru Prasad e con Car, se mi va come nelle mitiche notti di Border Nights, mi ci aggiungo anch'io. Dai, sentiamo un po'.
sì, mai con Carr. Dai, bello, bello, intenso. Si sente che smuove. Ce n'era un altro, per la verità. Sì, abbiamo capito. Ma basta, no. Allora, no, grazie. Compagno fedele questo mantra, veramente potentissimo. Me lo disse questa amica, che ha anche dei doti sensoriali notevoli, e tutte amicizie che nascono poi grazie a Paolo, perché lui è il principale catalizzatore. E volevo dire che anche, diciamo, doti sensoriali spiccate, me lo disse, guarda, questo è un mantra potentissimo a livello di, diciamo, exchange, come si chiama, dire, reverse, di rovesciare un momento negativo in uno positivo. L'importante è, appunto, poi non pensare cose negative dopo, perché funziona anche al contrario. Quindi, così dicono. Allora, ce n'è anche un altro, amici cari, che mi aveva molto colpito a livello proprio, almeno una versione a livello musicale, che mi aveva molto colpito. Anche questo percepisco che è abbastanza potente, e si chiamava, ve lo ricorderete sicuramente, l'abbiamo ascoltato in un'altra notte, Ardas Bai. Questo mantra ci dice sempre il sito Compagnia dello Yoga, dove è andato, mi scorre lo scroll del mouse, vi piace lo scroll del mouse, che però mi fa saltare tutto. Questo mantra assicura che tutte le necessità siano soddisfatte, garantisce che per la grazia di Guru Ram Das, cioè che il re degli yogi ed eterno dispensatore di benedizioni, e Guru Amar Das, la speranza, la preghiera sia ascoltata. Può essere di aiuto mentre si attraversa Shaktipad, tappa fondamentale nel cammino spirituale, in cui la persona si trova di fronte alla scelta se proseguire verso la maestria o abbandonare il viaggio. Ardas Bai è una preghiera mantrica che aiuta ad allineare corpo, mente e anima affinché tutti i bisogni e gli aneliti siano appagati. Beh, bella descrizione, bella descrizione. Ardas Bai, Armadas Guru, Armadas Guru, Ardas Bai. Ramdas Guru, Ramdas Guru, Ramdas Guru, Sachi Sai. In particolare questo che abbiamo scovato è molto bello proprio dal punto di vista, secondo me, melodico. Io sono un amante della melodia, e quindi qui coniuga il mantra, secondo me è una bellissima melodia, e ha un brivido interno mentre poi lo si canta, se si entra dentro bene, questo bellissimo mantra. E allora ascoltiamo un po' anche di questo, dai, sono tutte belle frequenze di protezione per la nostra estate, per questo Border Nights, come l'avevamo chiamato? Border Nights, sì, certo, Border Nights Extra Summer Time. Ah sì, sentiamo questo, va? Bello. Ardas Bai, Amardas Guru, Amardas Guru, Ardas Bai, Ramdas Guru, Ramdas Guru, Ramdas Guru, Sachi Sai, Ardas Bai, Armadas Guru, Armadas Guru, Ardas Bai, Ramdas Guru, Ramdas Guru, Ramdas Guru, Sachi Sai. Ardas Bai,
Karma Das Guru, Karma Das Guru, Artha Svai, Ram Das Guru, Ram Das Guru, Ram Das Guru. Sachi Sai Ardas Pai Armadas Guru, Armadas Guru, Ardas Pai Randas Guru, Ram Das Guru, Ram Das Guru, Sachi Sai. La gam la ri ga gam. Signori, questo è Border Nights. Queste sono le notti o i giorni, a seconda di quando ci ascoltate, ai confini. E non si può sbagliare, eh? Non si può sbagliare affatto. Siamo noi, e chi potevamo essere se non noi, se non noi? Allora, bene, ci siamo ricaricati? Ma certo che ci siamo ricaricati. Borda, senti che bordate, che da il nostro... Mi si chiamava il nostro tecnico? Ogni tanto me lo dimentico. Non ti offende, che non ti offende. Si è offeso perché mi alza sempre. Come si chiamava il nostro tecnico? Non me lo ricordo, che c'ho un vuoto di memoria. Oh, se non mi ricordo come ti chiami, che ci vuoi fare? Non è mica colpa mia. Non me lo ricordo. Dai, lo diremo. Sapete che poi in Border Nights ci sono dei momenti abbastanza frizzanti che sono legati alle situazioni. Questa l'abbiamo inventata ultimamente, no? Le situazioni paradossali con Paolo. Allora, questa ve la faccio sentire perché è una cosa proprio che in realtà non c'era al momento dell'ultima puntata. L'abbiamo fatta, pensate, dopo la conferenza di Senigallia. Era notte fonda, ero in macchina. Eravamo, tanto per capire la situazione, eravamo in macchina io, Paolo e Stefania, e stavamo seguendo Lucia, l'amica della Libreria Equilibri, che con il suo compagno che ci portavano a mangiare, a Paolo a mangiare sempre le solite schifezzine. Io ho cercato un po' così, non mi ricordo cosa ho mangiato, una piadina in un pub, insomma, mentre stiamo andando a mangiare, era mai più di mezzanotte dopo la conferenza, io dico a Paolo: guarda che ho una situazione paradossale che mi è venuta in mente, però non te la posso dire fino a che non riprendiamo la trasmissione, no? Altrimenti la spreco, se vogliamo. Insomma, loro hanno insistito e mi hanno detto: perché non la registri adesso? Allora ho registrato, mentre poi stavo facendo questa situazione paradossale, Paolo prende una stradina che a un certo punto poi arriva in un sottopassaggio, io credo il sottopassaggio più basso per auto che abbia mai visto, dato che pensavo che non ci saremmo passati. Infatti sentirete in quel momento proprio quella situazione in cui c'è anche un attimo di esitazione, perché dico: ma ci passa qui sotto o no? Ed è una situazione paradossale che mi è venuta in mente parlando di succhi naturali, eccetera, e ha scatenato in macchina ovviamente l'ilarità. Era inutile poi ripeterla, era bella così in presa diretta, e cioè è stato così un post conferenza abbastanza movimentato. E allora possiamo a questo punto sentirla così com'è nata quella sera. Paolo, no? Tu hai detto che...
Questo è un po' basso, questo po'. Oddio, che cazzo. No. Oddio. No. Vabbè, piano piano. Ma che situazioni è, Paola? Stiamo passando, questa è paradossale. Stiamo passando sotto il ponte più basso della storia. Ma questo mi fa passare da qua. Vabbè, non è crollato. Allora, tu ci scrive un amico, Sandro, che dice: Paolo, io ho seguito i tuoi consigli dell'alimentazione naturale, in particolare dei succhi, perché so che ci sono queste sostanze che fanno bene e che entrano subito in circolo, e quindi ho subito applicato il tuo consiglio, ho comprato un estrattore. Però ho avuto un piccolo perché ho pensato di usare pensando a cose naturali, ho detto: ma qual è la miglior cosa naturale di una cosa che produciamo noi stessi? Solo che non è che, cioè, cioè io ho messo mezzo chilo della mia merda, ma non è che viene tanto succo. Previsto anche se non ci si poteva arrivare al secondo punto, perché ce n'è un altro, no, nel senso che oltre che non viene tanto succo, cioè poi è un po' difficile da pulirla dopo, perché rimane i tarzanelli attaccati a... Cosa rispondi? Ma i tarzanelli sono attaccati ai peli, scusa, mica al frullatore, cioè mica alla centrifuga. Scusa, ma cioè la mia è sbagliata la domanda, insomma. Dai, è stato alta controinformazione. I succhi a chilometri zero, i veri succhi a chilometri zero erano proprio quelli. E torneranno anche le situazioni paradossali, che poi servono solo a, come sorta di vettore per scaricare un po' di endorfine della risata, E le nostre puntate di Border Knights spesso si concludono con la scheda del maestro. Ce n'è arrivata una un po' particolare di scheda del maestro di dietrologia. La vogliamo sentire? Mi dicono che è molto molto particolare. Io non l'ho sentita ancora, per la verità. Sentiamo la scheda del maestro. Ma è quello vero? Sentiamo. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Border Knights da maestro di dietrologia. Questa sera vorrei analizzare un film che ha avuto un molto successo in passato e venne anche spesso trasmesso nelle scuole superiori italiane come esempio di cultura italiana applicata. Il film in questione è Cicciolina e le sette banane di Rocco. Il film narra la vicenda di una casalinga di Bologna che, mentre prepara i tortellini al marito,
si ricorda di non aver comprato le 7 banane della settimana. Allora? Qui abbiamo il numero 7. Sì. Che già ci rimanda alla cultura della cabala deviata. Indubbiamente. Marco, il presunto e premuroso fruttivendolo. Mo. Procura le 7 banane colombiane alla signora Cicciolina e gliele fa assaggiare tutte, una alla volta, in vari modi e in vari luoghi. Ecco. Analizziamo bene. 7, numero della cabala. Sì. Cicciolina da Ciccio, antico dio greco della pecora, detto anche pecorino. Rocco, roccia, ovvero sinonimo di durezza costante. Le banane, scettro del potere. Colombiane di Colombo, che era massone. Tutto il film è accompagnato dalla musica della banda Osiris, Osiride. Nella scena finale Cicciolina decide di provare tutte le banane insieme per l'ultima volta. E qui si deduce l'altare massonico, sì, dove si mostra in primo piano la patata di Cicciolina che viene donata a Rocco in segno di riconoscimento. Patata, padre, tata, il rapporto amoroso del marito con la tata è seguito. Cheat. Un saluto a tutti da maestro di dietrologia. Ma che maestro è, scusate? Che maestro è questo? Ah, era di, ah, c'era un di. Ah, ecco. A volte la mente non legge, no? Effettivamente, maestro di dietrologia. È tutto di dietro. Grazie Emanuele, la nuova creazione di Emanuele, grazie, sempre eccezionale, il nostro Emanuele ci ha fatto quella parodia, ha veramente spaccato, anche questa credo sarà destinata a un grande successo, ma la parodia dell'ultima puntata, ancora tutte le volte che scrivo, ho parlato con gli ascoltatori anche nei live, mi ha detto di questo, della parodia, soprattutto il personaggio della Mereu, ma anche di Carpeoro. Ho detto Mereu, ragazzi, ragazze, che siamo tutti giovani, sì, abbastanza. La Mereu, ho detto la Mereu, perché tanto Emanuele, grazie, ci sarà materiale per te ancora, perché la Mereu, dovevamo fare una rubrica, vi ricordate, purtroppo è stata radiata nel frattempo dall'albo dei medici, come era forse inevitabile, e allora quella rubrica che dovevamo fare, chissà, potrebbe partire. Ci sono delle grosse novità, amici, per settembre, ci stiamo pensando, personaggi nuovi come ospiti, rubriche nuove, cose abbastanza imprevedibili, impreviste, ma al tempo stesso siamo sempre noi, ovviamente. Quindi tra tradizione e innovazione, un'altra stagione di Border Nights. Abbiamo detto da quando? Dal 15, ormai l'abbiamo fissato, il 15 settembre alle 22. Nel frattempo l'email è sempre attiva, bordernights@webradionetwork.eu. Non fate però come quell'ascoltatore, e lo dico anche pubblicamente, che seppure invitato a non mandarci newsletter eccetera, continua imperterrita a mandarci 5, 6, 7 mila al giorno, che inevitabilmente a questo punto, non con cattiveria, ma non possiamo veramente gestire newsletter o invii collettivi che lui fa ad altri, ci dispiace amico, ma ti abbiamo chiesto gentilmente di non farlo, tu continui a farlo, e che dobbiamo fare, se no la cosa finirà nell'antispam, mi dispiace, però ci siamo costretti purtroppo, perché altrimenti ci sono queste email, 7-8 email al giorno a volte, della stessa persona, che si mischiano alle email che ci scrivono invece a noi qualcosa e si rivolgono direttamente a noi. Insomma, non ci sembra il modo, se tutti facessero così staremmo freschi, no? Quindi l'email è soprattutto per dialogare con noi, per proporre temi, ospiti, per la preadesione al libro stagionale. bordernights@webradionetwork.eu. dai, ci sentiamo prestissimo, chissà che poi non ci sia qualche altro live, non lo so.
ancora tutto qui da definire, altrimenti il 15 settembre alle 22 Web Radio Network in diretta, torneremo puntuali. Ciao amici, ciao.